Cari amici, cari concittadini, oggi voglio parlarvi di fatti strani che accadono a Itaxarf. Fatti strani e preoccupanti, tant'è vero che si parla della presenza di fantasmi. Itaxarf, città dei fantasmi. Ora, uno di questi fantasmi lo conosciamo, meglio ne sappiamo della presenza del passaggio, è il dottor Pisciolini. Il dottor Pisciolini è venuto a Frascati 2 anni fa, portato dal sindaco Attellaps, che aveva bisogno di un badante, si è preso 220.000 euro in 2 anni lordi, più o meno, e poi è sparito. Che fine abbia fatto? Non si sa. Perché se ne sia andato? Neppure. In consiglio comunale è stato evocato, ma dice questo è andato via, manco ci ha salutato. E diciamo che pochi lo conoscono, pochissimi eletti ci hanno parlato, per la stragrande maggioranza dei cittadini è un fantasma. Un altro fantasma viene segnalato a via Principe Amedeo, dove c'è un appartamento del comune di Itaxarf dal quale si dice che di notte vengano strani rumori. E questo appartamento si dice sempre sia stato anche oggetto di attenzione dei vigili urbani, ma evidentemente non sono entrati, visto che le finestre sia su Principe Amedeo, su via Principe Amedeo, che sul cortile interno sono aperte, evidentemente dentro non sono andati, ma allora che ci sono andati a fare? Se hanno suonato il campanello, il fantasma, quando anche ci fosse stato, ma col cavolo che t'apre. E vabbè, questo è un altro mistero. Il terzo mistero è questo qui. Ragazzi, io vengo qui tutti, diciamo, periodicamente per visionare lo stato dei lavori della Pipparoli Marconi. Ora, se questa che vedete fosse opera della Pipparoli Marconi, ci sarebbe stato il comunicato stampa del Mincul Pop del comune, e invece il comunicato stampa non c'è. Allora sono tornato ieri e c'era l'opera, e c'era l'opera avviata. Vengo oggi e la vedo conclusa. E qui non ci sta nessuno. E ora si sa che i fantasmi agiscono di notte. Ma questo è pure un fantasma strano, perché generalmente, ecco, stanno nei palazzi, no? Pisciolini stava a Palazzo Marconi, e i fantasmi, se ci sono, stanno a Via Principe. Questo è un fantasma che agisce così, all'aperto, a rischio di farsi vedere. È un mistero, non si riesce a capire, a meno che non sia un miracolo, ma che ve devo dire, qui ai Itaxarf se ne vedono di cotte e di crude. E verrò di notte, stanotte vengo qui per sorprendere il fantasma.